Ragazzi, buongiorno da scommesse matematiche Max Math. Finalmente è uscito il bivio, ce l'abbiamo fatta dopo giorni di attesa e di piccole problematiche amministrative e gestionali. Siamo riusciti a tirar fuori questo progetto. È un progetto su cui ci ho speso tante energie, perché per il semplice fatto che sapete bene che gli investimenti sui gol pari e dispari sono una delle cose un po' più complicate da dover gestire nel lungo periodo. È un po' come, no, volendo, il casinò con il rosso e il nero o il pari e dispari stesso. Sono situazioni per le quali possono verificarsi eventi negativi anche abbastanza prolungati, e questo crea chiaramente poi dei problemi sulla gestione del bankroll, in questo caso della cassa. Quindi c'è stato un lavoro molto, molto, molto assolutamente certosino da parte mia nel creare un qualcosa che vi guidi nel progetto stesso di evitare queste benedette perdite, anche perché, e questo è importante, già è difficile, come dicevamo, sul rosso e nero del casinò, che comunque fondamentalmente ti paga esattamente il doppio di quello che tu investi. Nel caso in questo caso del pari e dispari nel mondo dello sport, del calcio, addirittura dobbiamo attenerci a dei coefficienti anche inferiori. Ho visto alcuni portali come Bet365 che fortunatamente mantengono il pari e dispari su coefficienti che il pari intorno all'1,90 e il dispari intorno all'1,95, quindi che comunque si avvicinano molto a certi requisiti. Detto ciò, scordatevi ovviamente in questo progetto che ci sia l'evoluzione del raddoppio, che è l'arma che porta poi nel lungo periodo le persone, no, gli investitori, a perdere tutto. Quindi questo è un progetto chiaramente sempre ammortizzato, ma automatizzato. Automatizzato. Perché automatizzato, ragazzi? Perché vi dirà lui esattamente come interagire e come muovervi. Questo è fondamentale. Vi dirà lui quanto reinvestire, vi dirà lui oltretutto su quanti match dovete investire, quindi vi guida in modo tale, proprio in un rientro quasi forzato, quando le cose non vadano a nostro favore. Facciamo un esempio estremamente semplice in questo caso. Ah, qui vi dico anche che avete ovviamente un piccolo memo sugli investimenti che effettuerete sul pari, sul dispari, sugli eventi andati a segno, su quelli che purtroppo non sono andati a nostro favore. Questo è un memo che vi risulterà importante quando le cose non vanno bene, per darvi comunque una proporzione di quello che state evolvendo. Detto ciò, avete il vostro stack di partenza. In questo caso facciamo proprio le cose basilari basilari. Investiamo 1 euro, ok? Lui vi dà in questa prima fase, già fino al sesto step, esattamente quello che dovrete reinvestire. Che le cose vadano bene o le cose vadano male, è studiato matematicamente per recuperare o per creare un ottimo attivo. Mettiamo questo termine. Se qualche volta non riuscite a chiudere i vostri progetti andando in attivo in questa fase, apparirà un'area di recupero. L'area di recupero, come vedete, è formata da altri 4 step, arrivando fino al decimo step, che vi permetterà di recuperare nel 95-99% dei casi. Perché questo? Perché lui vi dirà in queste fasi quante colonne aprire, quanto investire su ogni colonna, ok? Quindi vi seguirà passo passo in modo di avere un rientro quasi forzato, come avevo detto prima. Adesso andiamo subito a spiegare un pochettino il funzionamento e perché a livello matematico è congeniale in questo caso a questa tipologia di investimento. Scegliamo noi in primis, per quello che comunque decidi tu la strada corretta, perché dovrete essere voi a capire anche in base agli eventi che escono, quanti pari sono usciti, quanti dispari sono usciti. Questo vi aiuta nel lungo periodo, perché sapete bene che nel lungo periodo poi tendono a bilanciarsi gli eventi, no? Il pari e il dispari. Questo è importantissimo, è fondamentale, anzi. Allora, parliamo di Bet365, in questo caso, che normalmente offre il dispari a 1,95 e il pari 1,90. Ok, tutto qui. Poi ce ne sono altri che hanno le stesse caratteristiche. Io l'ho testato in questo caso su Bet365, quindi vi parlo chiaramente di Bet365, ma non per altro. Ok, investiamo sul dispari, quindi ve lo segnate. Nel momento che ve lo segnate, lui già vi sta avvertendo, no? Vi crea uno storico su quale tipologia di investimento vi siete attivati, sul pari e sul dispari.
troviamo il nostro coefficiente, lo andiamo a inserire a mano, chiaramente in questo caso, che è 1,95. Ora sapete benissimo, no, come funziona, qui c'è una fase di attesa, attendete l'esito finale della partita, andrete qui e metterete, se l'esito è finito con un risultato di gol dispari, metterete un bel sì. Lui automaticamente vi avverte, come è normale che sia a livello matematico, che avete avuto un utile di 95 centesimi, un'oscillazione, quindi la vedete qua in positivo, automaticamente avete chiuso tecnicamente la stringa e ricominciate da capo. Andate sul reset, eccolo qua il reset, sta lavorando come al solito, si attiva tutto, benissimo, e ricominciamo da capo, benissimo. Allora rifacciamo la stessa procedura come al solito quando le cose non vadano a nostro favore, va bene? Troviamo un coefficiente sempre 1,95, decidiamo di lavorare sul dispari, in questo caso il nostro stack sarà sempre di 1 euro, attendiamo l'esito, le cose come sapete in questo caso non vanno bene, e non farà altro ovviamente che darvi l'esito in oscillazione, un meno 1 euro. Qui ovviamente già vi avverte che c'è stato un evento negativo su un investimento del dispari. Benissimo, non ci importa, andiamo avanti. Cosa ci chiede automaticamente? Ci chiede in questo caso chiaramente di investire 2 euro, quindi inizialmente sul primo step e sul secondo step avrete la normale procedura di raddoppio, questo ci sta ovviamente. Ok, mettiamo ancora il dispari, facciamo un esempio di dispari, e lo ritroviamo a 1,95, benissimo, attendiamo l'esito. Chiaramente il software è impostato perché ogni volta che chiudete passando da uno step all'altro andrete in attivo immediatamente. E dovete stare attenti, non saltate il video perché a breve in queste fasi cambieranno le procedure, ok? Vi devo spiegare quali funzionalità hanno, nel senso che, soprattutto nel senso che capire ad esempio che non dovete impostarle nello stesso momento, quindi dovete seguirmi perché sennò rischiate davvero di non chiudere la stringa e di fare dei raddoppi inutili. Diciamo che se le cose vanno bene, lui già ci avverte che abbiamo recuperato sia l'investimento iniziale, abbiamo chiuso nuovamente con l'attivo, quindi è studiato apposta come vi stavo spiegando, ma le cose vanno male. Sono andate male e stiamo sotto di 3 euro, quindi investimenti su dispari 2, eventi negativi 2, benissimo. Proviamo ad andare avanti, a questo punto diciamo, vabbè, speriamo che col tempo si riequilibri, no? Quelli che sono gli eventi, quindi continuiamo col dispari in questo caso. Troviamo sempre 1,95. Ora, vedete che ho fatto? Non ho detto continuate col dispari su due eventi, perché lo step 3 ci porta a due eventi. Saranno due eventi, ma non paritetici a livello temporale, nel senso che attendete l'esito di questo primo evento, ok? Sarà un no, facciamo finta, e stiamo a 5 euro, benissimo. Una volta atteso l'esito, passiamo all'evento successivo, sempre dello step 3, dove vedete che ci ripropone la stessa quantità di investimento. Metteremo un dispari nuovamente a 1,95. Coscienti che insomma prima o poi sto pari uscirà, ok, va bene, le cose sono andate bene, facciamo finta che questo sono andate bene, chiaramente andiamo al recupero, giusto, no? Questo era scontato, quindi da 6 euro di scoperto siamo passati alla metà, quindi prendendone una su 3, benissimo. Noterete adesso che lui vi propone la stessa metodica dello step 3, quindi due eventi, come vi ho spiegato fino adesso, partite dal primo evento. Ok, voglio ancora un dispari, benissimo, trovo il mio coefficiente, mi chiede di investire 5 euro, gli dirò sì, nel senso che fortunatamente l'abbiamo presa, e andiamo in attivo di 1,65 euro. Andando in attivo, noi la seconda parte dello step 4 non la attiviamo. Ora, quello che vi voglio far vedere però è una cosa. Noi siamo andati in attivo con un coefficiente di 1,95, che è sotto il 2,0, giusto? Questo vuol dire che se avessimo fatto una roulette sul rosso e il nero, automaticamente noi non avremmo recuperato con questa metodica. Noterete che la differenza è sostanziale. 1, 2, 2, 2, 5, 5, 7, 7, 7, c'è un motivo in quello che stiamo facendo, quindi vi sta guidando lui, questi varieranno chiaramente in base allo stack di partenza, dimostrazione per la quale quindi avendo avuto su 5 eventi il 60% degli eventi a sfavore, noi abbiamo comunque chiuso, perfetto, quindi non andiamo avanti, ma mettiamo che qui le cose invece non siano andate bene, benissimo,
Quindi in questo momento ci troviamo con un evento positivo e quattro negativi. A questo punto apriamo la seconda parte dello step 4. Mettiamo sempre il nostro dispari perché abbiamo deciso così. 1.95. Le cose non vanno bene, quindi siamo proprio in una fase sfortunatissima. Siamo sotto addirittura di 13 euro. Un evento sì e 5 no. Perché capita, ragazzi, sto facendo casi estremi. Ma d'altronde un software lavora bene sui casi estremi. Io lo so che tanti continuano a dire, ah ma no, ma tu parti no, mentalmente che vai in negativo. Non è che parto mentalmente in negativo, io parto con la testa di un investitore. L'investitore non è che quando investe c'ha la sfera di cristallo e le cose vanno sempre bene. Non esiste la lettura della quota in queste situazioni poi particolari come il pari e dispari, no? Converrete con me. Chiaro che se uno è sicuro al 99% che la partita finirà in pareggio, bene o male, no? Farà un pari. Però, a parte casi particolari, che poi comunque non è detto che sia così, stiamo sempre là, bisogna trovare dei sistemi intelligenti. Allora, andiamo avanti. Qui le cose sono andate ancora male. Mettiamo che è un dispari, ci chiede di investire 7 euro. No. Mamma mia, che batosta, uno pensa, no? Ok. Un evento positivo e 6 negativi. Fortunatamente cominciamo a avere un evento positivo, quindi metteremo ancora il nostro dispari. Ah, scusate, qui ovviamente non ho messo il coefficiente, perdonatemi. Metteremo il nostro dispari. Le cose vanno a favore, finalmente, dice, vabbè, Norton ogni tanto, no? Le prendiamo, mettiamo un bel sì. Stavamo sotto di 20 euro in questo caso. Chiaramente cominciamo ad andare a recupero. Due eventi positivi e sei negativi. Adesso abbiamo un filotto, ad esempio, di tre eventi positivi, no? Può accadere? Ok, questo è un esempio anche per accelerare. Poi tanto modifichiamo l'ultimo evento perché vi devo portare nell'area di recupero. In questo caso dobbiamo inserire il coefficiente, come vi spiegavo, dobbiamo inserire a livello di memo che abbiamo reinvestito sul dispari. E ci troviamo un debito di 6,80. Faccio notare che siamo un debito di 6,80 euro, anche investendo, no, cifre, insomma, 5 euro persi, avendo preso che cosa? La metà degli eventi rispetto a quelli negativi. Su 9 ne abbiamo resi 3, un terzo, ragazzi. Ok, andiamo allo step 6. Ci chiede un investimento di 16 euro. Facciamo che in questo caso le cose siano andate bene, ma poi le modifichiamo come vi dicevo. 1,95, le cose vanno bene. Finalmente un po' di fortuna dalla nostra parte e guardate un po', vi sto facendo notare che ogni volta che passate allo step successivo, nel 90% dei casi, alla prima stringa, in questo caso di tre eventi associati allo step 6, voi tornate immediatamente in attivo. Chiaramente tornate anche su un attivo sostanzioso, per ovvi motivi, all'aumentare dell'investimento. Anche l'oscillazione, quando andrà in positivo, sarà più cospicua, diciamo, no? Corposa. Chi vi fermate? Chiaramente vi siete fermati con questa situazione. Avete voluto puntare continuamente i vostri investimenti sul dispari, va bene. Ne avete presi 4 su 6, 4 su 6, quindi fase ovviamente oscillante in negativo rispetto alla media che può uscire a livello matematico, eppure viene tornato a casa con 8 ore e 40 partendo da uno stack di 1 euro, ok? Quindi partendo dallo stack di 1 euro, voi vi siete presi l'800% del vostro investimento, avendo a sfavore gli esiti. Avendo a sfavore gli esiti con coefficienti che non toccano il 2.0. Penso che, no, state capendo un po' le potenzialità, assolutamente sì, ormai mi conoscete e sapete come ragiono. Vabbè, diciamo che le cose sono andate male, ragazzi. Chiaramente andiamo a meno 22. Ok, vogliamo rimettere il dispari, 1,95, adesso passiamo alla fase successiva, ok? Le cose vanno bene, oh sì, che bello, e andiamo a 7,60 di debito, 4 su 7. Poi dico, vabbè, basta, voglio puntare sul pari, perché voglio investire sul pari, perché adesso ho preso sul dispari e trovo il coefficiente ad esempio 1,90. Pensando ad essere furbo, ma le cose mi vanno male, ma in realtà non è furbizia poi in questo caso. Metto un bel no e mi trovo con 23 euro di scoperto. Area di recupero. Oh, entriamo nell'area di recupero. Cosa ci dice il nostro amico area di recupero? Creiamo 6 investimenti, sempre con la metodica, fate il primo prima di passare al secondo.
cioè verificate cosa accade nel primo, a prescindere dall'oscillazione, ok? Perché in alcuni casi, se il debito è molto inferiore, potreste già riandare in attivo in questa fase. Lui ha creato già le nostre 6 fasce di investimento, che chiaramente devono essere tutte uguali in questo caso. Ok, cominciamo. Torniamo sul dispari, dai. 1,95. Le cose vanno male. No. Dice, ammazza, proprio oggi è una giornataccia, è 4 su 9. Ok, passiamo al secondo. Dispari. 1,95, le cose vanno bene, dice, vabbè, insomma, contro la matematica proprio, giornata proprio sfortunata, quando è così meglio che balzate e proseguite il giorno dopo. Ok, abbiamo incassato chiaramente un lordo, un netto e andiamo in recupero. Facciamo le stesse procedure, quindi facciamo finta che stiamo facendo una linea temporale. Metteremo qui un no, ci è andata male un'altra volta. Ah, perdono, chiaramente dovete inserire il coefficiente, sennò lui, dobbiamo comunque inserirlo. Voglio mettere un pari, mi va male, nuovamente, il pari me lo trovo a 1,90, no, e poi fortunatamente mi entrano 2 eventi positivi, ok? Perché insomma stavo 5,11, insomma, diciamo che adesso entrano 2 eventi positivi, io rimetto il dispari, 1,95, è andata bene. Guardate, dopo tutto sto caos che abbiamo creato quando le cose vanno male, comunque state a 35 euro di fuori, non è che vi siete ammazzati, ecco, io voglio arrivare a questo. Le cose vanno bene e qui le cose vanno bene, quindi adesso rimetteremo il nostro dispari. Facciamo che abbiamo messo il pari, dai, pagato a 1,90, le cose vanno bene, meno male. Sì, ok, abbiamo un debito di 24, prima il debito era di 23. Cosa vi sto testimoniando in questo caso? Abbiamo mantenuto assolutamente il debito con una media proporzionata corretta, 3 sbagliate e 3 andate a buon fine. Passiamo allo step 8. Attenzione, lui in questo caso ci avverte che dobbiamo lavorare su 3 colonne. Lo sa lui perché? Fine. E ci dice che queste sono le fasi di investimento. Ok, lavoriamo su 3 colonne. Questa va bene, un bel dispari. Lo troviamo 1,95. Diciamo che è andata bene. Attenzione, già siamo in recupero. Ora ne abbiamo 3. Questa va male. Abbiamo puntato sempre sul dispari. 1,95. No, non è andata bene. Perdon. Eccolo qua. Rimettiamo sul dispari un'altra volta, ma ci siamo fissati col dispari. 1,95. Vedete che le altre non le attivate, non vi dà, vedete qua, è tutto zero, quindi vi sta dicendo di non investire su queste colonne. Lo fate in ordine temporale, aspettate la fine di questa, poi aspettate la fine di questa, poi andate su questa, e vedete quello che accade. Questa volta ci è andata bene. Siamo ritornati praticamente a un'oscillazione nettamente abbordabile, con una media di 9 su 12, stiamo un po' recuperando. Ora, andiamo allo step 9, ci dice di investire su una colonna, fine. Su una colonna, lui sa perché. Vogliamo investire sul pari 1,90 perché è una partita proprio che diciamo questa va a pareggio. Benissimo, vediamo un po'. Oh, che bello ci abbiamo preso! Sì, 8 euro in tasca, ma 10 a favore, 12 a sfavore. 8 euro in tasca erano un po' le 8 euro che avevamo qua. Quindi è tutto proporzionato, è studiato. Questo serve proprio perché nel lungo periodo succedono questi eventi, succedono, è chiaro che succederà come abbiamo visto prima, cioè che su 6-7 eventi uno a favore e 6 negativi, però è anche chiaro che poi piano piano non arriverai forse nel medio periodo, come in questo caso, a un bilanciamento di, che ne so, di 11 e 11, starei comunque in passivo sugli eventi favorevoli, ma l'obiettivo è comunque quello di limitare in primis i danni e due, di riuscire a chiudere. Mi sembra una cosa più che logica in questo caso. Facciamo l'ultimo esempio. Partiamo dal presupposto che veramente abbiamo avuto una stringa terribile, terribile. Ci riporta ancora a non attivare una sola colonna. Punteremo sul nostro dispari in questo caso. 1,95. Diciamo che finalmente le cose ritornano fortunatamente, finalmente a nostro favore e misteriosamente
addirittura andremo in attivo di 27 euro, ma con peggio di prima, prima erano 9 su 11, quindi c'era uno scarto di 2 eventi a favore del no, adesso ci sono 3 scarti, come potete vedere, quindi 10 a favore, 13 a sfavore, e incredibilmente addirittura avendo avuto quindi meno opportunità rispetto a quella precedente in proporzione al bilanciamento degli esiti a favore e sfavore, è aumentato chiaramente il nostro utile, 27 euro in tasca, ma al massimo ne stavate perdendo 30-40, quindi voglio dire, per arrivare a un evento del genere, no? Capite voi che insomma bisogna essere abbastanza sfortunati. No, 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 sì, no, 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 cioè sì, no, sì. No, cioè, eppure questa è la dimostrazione di un progetto ammortizzato. Tanto poi fai le cose, cerchi di farle al massimo. C'è qualcuno che comprende il significato di quello che io propongo e qualcuno proprio che non lo vuole comprendere. Però insomma, vabbè. Io stimo anche chi non lo comprende perché ha una visione diversa tranquillamente, quindi senza problemi. Questo è il bivio. Cioè, io adesso l'ho fatto semplice, ma vedete una cosa, il bivio nasce dal fatto che sarete voi, in base agli eventi, a comprendere se conviene sull'evento successivo mantenersi su un esito dispari o su un esito pari. Siccome le cose erano partite male col dispari, uscivano pari a valanga, è normale che io continuo col dispari, perché mi rendo conto che nel lungo periodo, insomma, a parte casi disperati, ma anche se fossero usciti 9 casi disperati consecutivi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, è capace che 2 su 3 quali prendete automaticamente riparate tutto il danno. Quindi più ammortizzato di così, umanamente non si può, e se ancora avete 10 euro di oscillazione negativo, avete visto come funziona l'area di recupero? Cioè, lui ti guida sul numero di colonne, te le divide equamente, ti riaggiorna ovviamente le oscillazioni per portarti al decimo step o con un positivo o con una limitazione del debito. Ho imparato che matematicamente, per evitare la fase di ludopatia, adesso qualcuno potrebbe dire, ma perché non hai messo anche lo step 11 nel caso che stiamo sotto di 8 euro? No. Avete perso 8 euro. E qual è il problema? Se siete coscienti che prima di arrivare a questa fase ce ne vuole, no? Non è che ogni volta che investite e create un progetto automaticamente arrivate allo step 10. Può capitare una volta su 6, una volta su 7, una volta su 5, una volta su 10, no? Va a periodi. Com'è la reale condizione matematica degli eventi casuali? Bene. Se gli eventi casuali sono così, automaticamente noi dobbiamo trovare un sistema non per forza di recuperare sempre, ma quando l'evento casuale è a sfavore e arriviamo all'evento step 10, l'importante è che qui ci sia un debito in oscillazione, quindi che possa essere di 6 euro, 8 euro, ma anche di 15 euro, anche di 20 euro, non è quello il problema, ma pure di 70 euro. Non è quello il problema, perché questo evento capiterà una volta su 5, una volta su 8, una volta su 10, ma noi comunque nel corso del tempo chiaramente avremo incassato 8 euro. Avremmo incassato 90 centesimi, avremmo intanto incassato 27 euro, ne avremmo incassate 15. Dove voglio arrivare? L'obiettivo e lo studio che ho fatto su questo progetto, sto resettando chiaramente, nasce proprio da questo. Non annullare matematicamente gli eventi negativi, perché non possono essere annullati, ma proporzionarli come condizione per la quale saranno più i positivi e gli utili che vanno a creare che andranno a surclassare le fasi negative. Questo è il bivio. Altri hanno fatto progetti similari, personalmente ho controllato, ma non perché scopiazzo, perché questo io faccio quello che amo fare e non copio da nessuno. Piccola piccata a qualcuno, chiaramente. Non copio da nessuno io. Io creo da zero, mi sveglio una mattina con i miei calcoli matematici. Mi studio un'area del betting e dico cosa si può fare per creare qualcosa di buono per chi ama questo settore. In questo caso è stato creato il bivio. Fine. Va bene, ragazzi, in descrizione trovate come poter richiedere il bivio. Pyramid 5, lo sapete, me l'avete chiesto in tantissimi, sono contento. Era gratuito, bellino anche a livello grafico, dai. Questo no, perché c'è stato un lavoro diverso. E io quando parlo di lavoro diverso non parlo dell'aspetto grafico, perché Pyramid 5, l'avete visto, no? È molto carino anche a livello grafico, sembra quasi un gioco. Parlo dal punto di vista professionale, quindi dei calcoli.
dei calcoli approfonditi. Io sono sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. Nelle descrizioni trovate la mail, i due canali Telegram, la chat Telegram e, come vi dicevo, anche il vademecum su come richiedere questo progetto. Ok? Io mando un abbraccio a tutti quanti, un abbraccio particolare a due colleghi, Bibi Fa e Antonio Barone, che stimo tantissimo. Salve a tutti, da Max Matt.